Pesaro si prepara ad accogliere la magia del Natale con un evento straordinario che anticipa Capitale Italiana della Cultura 2024. Il coordinatore degli eventi del comune, Massimiliano Santini, ha annunciato che il via alle celebrazioni natalizie sarà dato il 26 novembre alle ore 18 con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo. Sarà una cerimonia intensa e significativa. Dopo l'accensione dell'albero e delle luminarie partiranno ben 100 iniziative che animeranno il grande palco in Piazza del Popolo con spettacoli itineranti che si estenderanno anche nelle pittoresche vie del centro storico. Una pista di pattinaggio farà la sua comparsa in piazzale Matteotti, mentre il trenino di Natale accompagnerà i bambini in un affascinante viaggio attraverso la città. Un Natale da capitale, un Natale che anticipa la Capitale Italiana della Cultura, il 2024, e quindi abbiamo pensato a un grandissimo Natale. Un Natale che si accenderà il 26 di novembre in Piazza del Popolo a Pesaro con la consueta accensione dell'albero di Natale, che quest'anno porterà un messaggio di pace a tutto il mondo, un momento abbastanza toccante dove come ogni anno parteciperanno migliaia di cittadini. E dopo questo 26 di novembre si accenderanno 40 giorni di iniziativa, più di 100 iniziative in 40 giorni e dislocate in tutto il centro storico per poter riuscire comunque in qualche modo a far respirare l'atmosfera di Natale a chi parteciperà e a dare possibilità anche ai commercianti di comunque sia avere più persone che passeggiano in centro e anche in città. L'assessore Franquellucci ha coinvolto attivamente le attività commerciali nella preparazione delle festività, discutendo di illuminazioni della pista di ghiaccio e pianificando numerose iniziative. Pesaro nel cuore si svolgerà dal 26 novembre al 7 gennaio 2024, offrendo a cittadini e turisti un'esperienza indimenticabile durante le festività natalizie. Abbiamo coinvolto le attività commerciali e soprattutto anche i centri commerciali naturali, quindi faranno delle attrattive nei luoghi dove loro vendono presso le loro attività e anche nelle vie e anche per dire anche in piazzale Lazzarini troverete delle attrattive per le persone che si recano in centro. Questo è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, ma anche l'aiuto avuto dalle associazioni di categoria che si sono spese e hanno comunicato le varie attività commerciali del territorio, del centro storico, di mettersi in gioco appunto anche per il Natale. Quindi questo coinvolgimento mi fa molto piacere, sarà sicuramente un Natale più coinvolgente e di partecipazione. Non sarà un Natale come gli altri, intanto perché diciamo ritornano un po' gli elementi, tra cui anche la pista di ghiaccio cui avevamo rinunciato per motivi ovviamente di opportunità rispetto ai costi energetici l'anno scorso, ma anche in generale un clima proprio di festa da una parte e dall'altra anche di spirito autentico del Natale, in particolar modo con un richiamo ai temi della pace che sarà un tema anche costante. Insomma. In generale una grandissima opportunità per come è concepito un programma molto ricco a favore anche del commercio, delle attività in un momento ovviamente strategico da questo punto di vista, ma soprattutto insomma un vero e proprio biglietto da visita che vogliamo riservare ai pesaresi, innanzitutto ai cittadini della provincia e della regione che inizieranno a visitare Pesaro anche verso la capitale italiana e appunto anche verso chi chiaramente con un focus specifico sul Capodanno, che sarà un po' diciamo, una prova generale di quella che poi sarà la cerimonia inaugurale del 20 gennaio con Mattarella, verranno ovviamente a vivere il clima di una città che si prepara ad essere capitale italiana per tutto il 2024.